Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Chiedo innanzitutto in anticipo scusa per la mia voce perché sono un po' raffreddato, intasato, quindi ho la voce un po' bassa e anche brutta, quindi chiedo scusa per questo. Comunque oggi volevo parlarvi, in realtà è un video un po' mix, perché come avevo già annunciato volevo fare delle recensioni di film cult, ma al tempo stesso è anche un film che ho visto molto molto recentemente. Al cinema e quindi volevo parlarvene anche al riguardo. Ma prima di andare a vedere di che film si tratta, sigla, ragazzi. Allora, il film in questione è Titanic. Come sapete, nella settimana del 9 febbraio è uscita la remastered in 4K 3D del grandissimo classico Titanic di James Cameron. Come sappiamo, film famosissimo del 1998 ed è attualmente il terzo film per quanto riguarda appunto gli incassi della storia del cinema. Quindi veramente un film che ha avuto un enorme successo e tra l'altro anche vincitore di ben 11 premi Oscar. Quindi ragazzi, veramente tantissimi. Allora, che dire? Innanzitutto vi parlo un po' di come l'ho visto il film, perché è stata veramente una bella esperienza cinematografica che non avevo mai fatto e che volevo colmare al più presto. Essendo stato a Londra, mi ero informato in anticipo, se erano disponibili delle sale IMAX in zona più o meno dove eravamo alloggiati. A mezz'oretta di metro ho scoperto che, c'era appunto la sala IMAX più grande del Regno Unito, d'Inghilterra, e allora ho detto: ma perché no? Andiamo a vederlo. La sala IMAX in questione è la British Film Institute IMAX di Londra, si trova nella zona di Waterloo, è praticamente dietro al Tamigi, dietro al London Eye, a due passi da lì, quindi molto molto vicina a dei punti culturali molto importanti e conosciuti e famosi di Londra. È bellissimo tra l'altro questa sala perché è un cerchio in mezzo a questa rotonda. Praticamente il palazzo stesso, il cinema stesso, fungeva da rotonda per appunto l'urbanistica di quel quartiere. E per entrare dovevi passare dentro a un sottopassaggio. Quindi anche lì molto molto interessante, anche curioso a livello architettonico, diciamo. Tra l'altro si trattava di un monosala e non mi è mai capitato di vedere un monosala, non quantomeno non così performante, perché di solito il monosala attribuito a un cinemino di paese piccolino con lo schermo piccolo, un po' vecchiotto, polveroso, e invece qua era un monosala di quelli, ragazzi, spettacolare. Innanzitutto, parlando un po' di quello che è la situazione generale del cinema e tutto, secondo me si arriverà al punto in cui verranno reintrodotti i monosala in giro, per anche qua in Europa, in Italia principalmente. Perché daranno la sensazione di andare a un evento, perché comunque è come andare a teatro danno un solo spettacolo, ad esempio al giorno, scusate, e quindi rende la visione un evento particolare, nel senso che non è che vai al cinema e ti trovi 25 sale, con 10 film e alcune sale trasmettono film che nessuno si guarda. Qua invece probabilmente viene utilizzato principalmente per dare una visione di film, per spingere tanto il pubblico poi ad andare a vedere determinati film, un po' come funziona appunto a teatro. Onestamente il prezzo l'ho trovato anche nella media, ho pagato 16 sterline a biglietto. In totale in euro per due persone abbiamo speso 40 euro circa. Non è tantissimo in realtà, se guardiamo l'esperienza che abbiamo avuto. Innanzitutto si tratta di una sala IMAX. Per chi non lo sapesse, l'IMAX è una tecnologia che sfrutta un'immagine notevolmente più ampia di quella che si vede in un cinema normale. Esempio un po' stupidotto per far capire che cos'è l'IMAX. In pratica l'IMAX è guardare un film senza le bande nere sopra e sotto appunto alla pellicola, al video che si guarda. Quindi guardi un film a schermo intero. Semplice e così.
Questo dà una sensazione di immersività maggiore e ti permette di vedere l'immagine con una percentuale maggiore appunto di ripresa. Sostanzialmente a volte ci sono immagini che viste su una proiezione tradizionale vedi 27%, 30% in meno rispetto a quello che è il formato digitale IMAX. E poi questa monosala, quindi entrare con questo schermo enorme della misura di 26 metri e mezzo per 20, quindi stiamo parlando di 530 metri quadri di schermo, ragazzi, cioè è 5 volte casa mia praticamente questo schermo, era enorme. Poi un impianto audio meraviglioso, i posti a sedere erano 500, pensate un po', una sala da 500, quindi sì, è un monosala ma ha 500 posti a sedere, quindi veramente come andare a teatro, ragazzi, praticamente la stessa cosa. Ritornando appunto, come ho detto prima, all'audio, l'impianto audio era fantastico. Il film tra l'altro è stato rimasterizzato in 4K, poi in 3D e infine anche l'audio l'hanno rimasterizzato, l'hanno adattato per il Dolby Atmos. Il Dolby Atmos è l'esperienza audio migliore che ci possa essere in un cinema. In Italia dovrebbe esserci soltanto in teoria l'Arcadia Cinema, la sala energia, che ha questo sistema audio. Praticamente è un sistema multicanale con tantissimi canali di ricezione che ti permettono di sentire i suoni praticamente multidirezionali. Ci sono, vabbè, i classici bassi, quelli ci sono a prescindere, poi ci sono i suoni che vengono dall'alto, laterali, frontali e anche retro. Dopo lì dipende dall'impianto quanti canali ha, ma a volte si arriva anche a 48 canali, ad esempio, per un impianto così grande. Ovviamente poi nell'home cinema in casa i canali si riducono, però si può ottenere comunque un effetto molto verosimile a quello dell'Atmos. Ed è quindi un'esperienza incredibile, soprattutto se il film viene rimasterizzato in questo formato, perché sfrutti tutti quanti i canali audio a disposizione e rende il film, l'esperienza cinematografica, incredibilmente ridimensionale a livello audio, a livello uditivo. E poi abbiamo il video rimasterizzato in 4K e poi applicato al 3D, che veramente merita tantissimo. Allora, parlando proprio della visione in sé, c'è da dire che vedere un film del genere, che comunque ha 25 anni, perché come ho detto prima è uscito nel 98, e rivederlo rimasterizzato in 4K, poi con il 3D, ragazzi, tanta, tanta roba. C'è già una versione in 3D uscita nel 2012 che è bellissima, tra l'altro anche quella, solo il 3D ha il formato a tutto schermo senza bande nere, molto bella, tra l'altro ce l'ho in Blu-ray e ogni tanto me la guardo anche qua sul proiettore e si difendeva veramente molto bene, cioè un 1080p, un Full HD meraviglioso, qualitativamente fantastico. Di per sé diciamo che James Cameron ha giocato facile con questa remastered, perché di per sé Titanic non è invecchiato di una virgola in questi 25 anni, cioè tu lo proietti adesso ed è un film nuovissimo, senza neanche bisogno in realtà di remastered, non aveva bisogno, in realtà questi ritocchi gli ha permesso di avere maggior profondità nei frame e tutto quanto, e anche per quanto riguarda il 3D più profondo e immersivo. E devo dire che secondo me Titanic è l'esempio lampante, già quello del 2012, della versione uscita del 2012, di un 3D performante e di come debba essere un film in 3D, perché il 3D è applicato a certi film non funziona per niente, qua invece funziona a meraviglia. Oltretutto, vabbè, il film, ragazzi, lo considero uno dei migliori film mai realizzati nella storia del cinema. A me piacciono tanti film in spazio, dall'avventura al classico al drammatico, comunque Titanic ha fatto scuola perché è uno di quei film scommessa, nel senso che nessuno andrebbe mai a finanziare un film del genere perché non hai sicurezza di successo, soprattutto perché ha un budget estremamente elevato. E poi Cameron come regista è molto particolare, perché è molto pretenzioso e lui è molto pratico, utilizza tanti effetti speciali dal vivo. Adesso vabbè, con Avatar no, ovviamente, però con Titanic, ragazzi, si è costruito mezza nave in scala 1:1 per fare molte scene, cioè quindi lui si è preso una piscina, l'ha riempita d'acqua, la piscina, si è comprato mezzo oceano praticamente e
ha appunto costruito dentro il Titanic, ha fatto molte scene lì. Però appunto questa cosa del film si vede tantissimo che c'è una cura maniacale, cosa che manca molto spesso oggigiorno a tanti tantissimi film, dove si vede che gli effetti visivi sono molto carenti o comunque si nota una differenza tra il personaggio ripreso dal vivo e lo sfondo in CGI. Comunque il film è veramente bellissimo, dura 3 ore e passa, 3 ore e 5 minuti circa, adesso non mi ricordo bene, e l'avrò visto un sacco di volte, forse uno dei film che ho visto più volte, ed era la mia prima volta al cinema. Io ho 26 anni, quindi era impossibile per me vederlo al cinema. Nel 2012 saltai la visione, purtroppo, ed è uno di quei film che sin da bambino in realtà apprezzavo tantissimo, soprattutto per la componente in realtà catastrofica. Però comunque un film che funziona bene, perché soprattutto è diviso in 3 atti in maniera molto equilibrata. Il primo atto, dove conosci tutti i personaggi, la storia dietro la nave, e la storia d'amore tra Rose e Jack. Poi c'è il momento più impattante, dove la nave incomincia ad affondare per colpa dell'iceberg, e poi vabbè il finale, dove la nave è già affondata e loro vengono, alcuni vengono salvati. Film che appunto mi fa continuamente venire i brividi. Vederlo in 3D al cinema in uno schermo così grande è stato meraviglioso. Non avevo mai fatto un'esperienza cinematografica così, quindi penso che possa essere la migliore esperienza cinematografica che io abbia mai avuto al cinema. Merito ovviamente della sala super performante, come ho detto prima. E poi era anche la prima volta che vedevo un film in lingua originale, perché l'ho visto in inglese essendo a Londra al cinema. Anche lì è stato bello vedere come il doppiaggio originale differiva da quello italiano. Mi ha colpito molto che Fabrizio, che è il personaggio, il migliore amico di Jack, parla veramente in italiano nel film, un italiano un po', diciamo, stereotipato, però molto divertente, mi ha fatto tirare qualche risata, soprattutto perché eravamo, la sala era piena di coreani, di cinesi, non lo so, e secondo me non capivano bene le parole in italiano. Io ridevo come un matto perché sentivo quando diceva le parolacce, quando diceva qualche stupidata, e loro invece zitti e muti, quindi era molto divertente questo aspetto. E poi che dire, comunque film veramente maestoso, e gli effetti speciali sono fantastici. Cioè, tutt'oggi penso che sia l'esempio lampante, insieme ai film del Signore degli Anelli, di come un film rimanga immortale per quanto riguarda l'aspetto visivo, l'aspetto tecnico. Colonna sonora, vabbè, incredibile. Anche l'audio, il Dolby Atmos è stato fantastico. Cioè, quando c'erano le scene con l'acqua che implodeva dalle porte, o ti veniva addosso l'acqua, che in 3D rendeva molto bene l'effetto, il momento in cui la nave sta per affondare, manca poco, vedi l'acqua che da ogni parte arriva e distrugge tutto, con l'audio tu sentivi il suono da destra, da destra, da sinistra, da sopra, da sotto, da dietro, quindi sembrava che avevi l'acqua dentro alla sala cinematografica, ed è questo l'effetto che deve avere una buona traccia Atmos, cosa che invece in altri film odierni sì, hanno la traccia Atmos, ma hanno pochi effetti tridimensionali, diciamo. E quindi veramente anche qui dico che è un bene che ci siano queste remastered, proprio perché permettono di vedere il film con un'esperienza diversa. Nonostante siano passati 25 anni, lo possiamo tranquillamente recuperare a casa, perché era su Disney Plus, il DVD o il Blu-ray ce l'hanno quasi tutti, è reperibilissimo, e invece così, cioè, merita tantissimo, perché il cinema ti offre un'esperienza nuova, diversa da quella che hai avuto 25 anni fa o 11 anni fa, quando l'hai visto per la prima volta in 3D. Che dire, comunque ho pianto come un bambino da quando l'iceberg tocca la nave, colpisce la nave in poi, perché poi da lì Cameron si diverte, è un po' sadico devo dire, si diverte a ammazzare un po' tutti, e non si fa scrupoli, perché muoiono anche dei bambini in quel film, e ragazzi, mi si spezza il cuore la scena di quando Jack e Rose scappano da Cal, il fidanzato di Rose, e vanno quindi nell'interno della nave e trovano questo bambino che piange vicino a sta porta che gronda di acqua,
e loro cercano di salvarlo. Poi arriva il padre, probabilmente il padre del bambino, lo prende, li caccia, però la porta si apre con tutta l'acqua e loro vengono travolti e quindi probabilmente muoiono lì dentro. E lì ho verso un sacco di lacrime, perché è una scena che mi fa venire i brividi, sia per il modo in cui è girata, ma soprattutto anche per l'effetto che ha su di me. Io sono molto sensibile, piango anche per niente in realtà molte volte, e quindi a tutto tondo, veramente da lì in poi è un pianto unico fino alla fine. Una cosa su cui non piango è la morte di Jack, perché secondo me non è resa, cioè è resa bene per carità, però non è che mi infastidisce, cioè mi mette tristezza per la morte di Jack. Io muoio più che altro nel vedere che ci sono delle persone, che tra l'altro molte sono storie vere, molte di quelle persone, dei personaggi che vediamo sono realmente esistiti, sono personaggi storici perché fanno parte della storia, quindi di questa tragedia, e sapere che hanno vissuto una tragedia simile mi colpisce ancora di più. Quindi sicuramente è un film decisamente immortale, forse l'esempio principale per quanto un film rimanga nella memoria di tutti, perché ogni anno è un film che verso il periodo di aprile lo trasmette la Mediaset su canale 5, è un film che una volta ogni tanto riesce al cinema, avete visto adesso, è un film che comunque, cioè, ha delle scene talmente iconiche con la colonna sonora, anche la scena di Rose e Jack che sono sulla prua della nave, sono tutte scene talmente iconiche che rappresentano di per sé la storia del cinema. Poi vabbè, James Cameron a me piace tantissimo come regista, dopo Spielberg penso sia il regista migliore che c'è in circolazione attualmente, perché comunque è un regista che ci mette anima e cuore e passione in quello che fa, e lo fa tra l'altro bene. Cioè non è che se Cameron ha un film che non è pronto, lui dice no, io lo rimando di un anno, lo finisco come deve essere fatto. Vedasi Avatar è da tempo che era già stato girato, e poi ovviamente col tempo, con le tecnologie, l'ha perfezionato finché non era pronto per il periodo, e questa è una cosa ammirevole che molti nell'industria cinematografica purtroppo non hanno. Quindi anche qui ovviamente, e sono super sicuro che uscirà anche una versione poi del disco rimasterizzata in 4K, spero anche in 3D, perché sono curioso di vedere su schermo dell'home theater come rende il 3D, anche se è un po' difficile perché innanzitutto non ci sono televisori attualmente per il 3D, si hanno a disposizione soltanto i proiettori, e quindi non avremo mai una versione, penso, a meno che non si mettano adesso a rifare delle televisioni 4K in 3D, ma la vedo molto dura, perché il 3D si è ripreso un po' piede, però lì c'è da fare tutt'altro discorso. Comunque, come avevo detto, se lo trovate ancora in sala in questi giorni, andate a vederlo, perché merita un'occasione di vederlo assolutamente, anche se l'avete già visto un sacco di volte, guardatelo. E tra l'altro ha rincassato anche bene, è stato accolto molto positivamente dal pubblico questo remaster, ed è solo più che contento che la gente vada al cinema e per capire veramente che cos'è il vero cinema, perché è questo il vero cinema, ragazzi. Comunque, come detto, riassunto: classico intramontabile, bellissimo, stupendo, ho avuto un'esperienza bellissima nel vederlo nel cinema più grande d'Inghilterra, uno degli schermi più grandi d'Europa, insomma, meglio di così, ragazzi, non potevo vederlo. E intanto vi ringrazio per la vostra attenzione, e mettete mi piace il video, fatemi sapere cosa ne pensate, l'avete visto questa versione rimasterizzata di Titanic, oppure avete visto quelle precedenti, e qual è stata la vostra prima esperienza per quanto riguarda il Titanic, l'avete visto a casa oppure siete riusciti a vederlo al cinema all'origine 25 anni fa? Io avevo 9 mesi 25 anni fa, quindi era praticamente impossibile da recuperare in quel momento. Mia mamma andò a vederlo, però quello sì. Comunque vi ringrazio veramente veramente tanto, fatemi sapere cosa ne pensate, mettete mi piace, condividete il video con i vostri amici, e noi ci vediamo per un prossimo video. Ciao ciao!